Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati su Clima Scarfisci. Perdonatemi, sono un po' chiuso. Comunque ragazzi, ben ritrovati, buon anno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziarvi, e anche a nome di Max ovviamente, soprattutto a nome di Max, per le belle parole che sono state spese nell'ultimo video, anche nei social, ci avete scritto in molti. Quindi vi ringraziamo veramente tanto e di cuore. Oggi ragazzi è una giornata un po' particolare, perché sono riuscito a venire a fare finalmente una sessione alle giarette. Era da un anno che non venivo a pescare qui, ormai per noi è una cosa, diciamo, di casa ogni anno venire a fare una sessione qui. L'anno scorso non ci siamo riusciti per vari impegni e ho deciso di venire a fare qui la mia prima sessione. Allora, diciamo che sarò qui appunto una giornata, e con lo scopo di risistemarmi l'auto, perché sono mesi che non sistemo la roba da pesca, un casino assurdo, quindi ne approfitterò per sistemare appunto queste cose. Fa freschino ragazzi, quindi non è facile quelle giarrette, nei periodi freddi è veramente difficile far pesce in questo lago. Poi nel corso del video appunto vi spiegherò un attimo come sto anche approcciando questa sessione, e quindi ragazzi, ecco un po' così, quindi la sessione di una giornata, e spero veramente di riuscire a prendere un pesce giusto per dare alta la giornata. Quindi dai, vediamo, mi metto in pesca e cominciamo. Come di consuetudine vi spiego un attimo dove e come mi sono posizionato, perché sto pescando nella postazione alberi. È la prima volta che pesco in questa postazione, devo dire molto bella, sul viale qui delle giarette. Come vedete la macchina è posteggiata lì e la postazione è questa, ve la faccio vedere un po' meglio così. Quindi la tenda sta comoda qui, le canne le avete lì, quindi devo dire molto comoda. È una postazione un po' particolare, perché è un po' difficile per il fatto che qui sotto è pieno di ostacoli, quindi diciamo che non è proprio facile per questo motivo. Poi, come diciamo, punto del lago dovrebbe essere anche un punto diciamo abbastanza buono, e quindi ho due canne qui sopra dove sto pescando, con quella a sinistra davanti a quest'albero a 6 metri circa, con la destra sto pescando davanti il masso che c'è lì, sempre a 6 metri circa. Qui pescherò in bombetta con dello stick mix, innesco piccolo, mentre la terza canna l'ho posizionata qui da sola per i cavoli suoi, perché qui ragazzi sto utilizzando boilies, sto posturando con boilies, quindi ho voluto fare questa prova anche se non è proprio, diciamo, indicato il periodo, ma la terza canna ho voluto giocarmela così. Sbaglio? Fatto bene? Non lo so, lo vedremo nel corso della giornata. E basta, ho innescato il nostro mix e ho posturato con delle boilies senza SL del 16, quindi tutto piccolino. La boilies, il nostro mix l'ho tutta tagliata, l'ho fatta piccolina, quindi spero mi regali le soddisfazioni. Però non è la canna che sto puntando lì, sto facendo unicamente un esperimento. Bene ragazzi, poi come al solito, aspetta vi faccio vedere un'altra cosa. Qui si ha accesso appunto alla parte dove si va a inquadrare il pesce. Come vedete c'è la tavola, mi raccomando ragazzi, fate attenzione perché si scivola veramente tanto, quindi occhio. Basta, guadino, culla, sacca di rilascio, acqua, tutto pronto per l'occorrenza, sempre tutto pronto, mi raccomando, non fatevi trovare mai impreparati. Bene, adesso vi spiego un po' cosa sto usando come inneschi e pastura. Partenza decisa.
carte delle giarrette sono sempre le carte delle giarrette. Bene, fase 2. Qui hanno profondità, quindi ovviamente loro puntano il fondo. Non è il caso di forzarle. Una specchi, ragazzi. L'ho vista appena sgallato. Ormai è qui vicino. E dentro. Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere questo bel pesce, vi faccio vedere anche poi che rig ho usato e ovviamente l'innesco, che è molto importante in questo periodo che leggerete, usare determinati inneschi, perché appunto non essendo facendo freddo e non essendo un proprio un periodo facilissimo, è sempre bene avere certe accortezze. Adesso nel corso del video ve le spiegherò per come le abbiamo imparate noi, ovviamente. Eccolo qui. Primo pesce del 2024 alle giarrette. Bene ragazzi, mi ci voleva davvero, e sono anche piuttosto attive. Adesso ovviamente vado a rilasciarla e spero che vengano a trovarmi altri pesci, perché la giornata è ancora lunga, è appena che mattina, quindi spero di vederne altre. Sempre una bella ostinata. E grazie mille, cara. Bene ragazzi, adesso rifaccio la bombetta, ma rifaccio la bombetta anche dall'altra canna, perché ogni paio d'ore circa è bene rinfrescare le bombette, perché comunque c'è del pesce di disturbo, magari va a mangiare il nostro sacchettino, ci lascia l'innesco, la carpa passa, non trova nulla, quindi ogni due orette circa è, diciamo, cosa buona qui alle giarrette ricalare nuovamente una bombetta fresca. Adesso vi faccio vedere come la preparo e ovviamente è quello che ho fatto per catturare il pesce, quindi evidentemente questa strategia mi ha ripagato, spero ripaghi ancora, e adesso vi mostro. We'll be right back.
Bene ragazzi, come avete visto, poca roba, molto semplice, però evidentemente efficace. Adesso è stata fortuna, non lo so, però ragazzi, di fatto il pesce ha mangiato sull'innesco, quindi vuol dire che ha trovato l'innesco, ha trovato il sacchettino, ha trovato la papa buona. Adesso sto preparando l'altra bombetta, e perché appunto, come vi dicevo, erano passate circa un paio d'ore, quindi ho voluto rinfrescare entrambe le bombette. La terza canna invece di là la lascio lì, perché sto provando una cosa, diciamo, fuori un po' dagli schemi qui a Leggiarette, quindi in questo periodo, quindi non la tocco, non la toccherò per tutta la giornata, quindi punterò su queste due canne e continuerò appunto a fare le bombette, a cambiarle su queste due, mentre la terza canna la lascio lì perché voglio provare. Sapete che a noi piace farci male, piace provare, quindi sto provando appunto lasciarla lì. Lo so che magari non è la soluzione migliore, però provare non mi costa niente, quindi lo faccio. Oggi l'essenza del sel, eccola lì, starà regalando gioie. Guarda che bella, adesso ve la mostro ragazzi. Bene, un'altra bella cattura ragazzi, perché veramente bella cattura. Su un attimo le mani, perché una bella scalded per essere inverno, per far freddo ragazzi, non è male. Ed
devo dire che per il periodo sono anche abbastanza attive. Eccola qui. Che bel pesce, ragazzi. Che bel pesce. Bene. Faccio due foto, ragazzi, poi la rimetto in acqua, ovviamente. E con l'aiuto di Dennis, ragazzi, anzi grazie, andiamo a rilasciare. L'acqua è ghiacciata, ragazzi, veramente ghiacciata. Bene ragazzi, adesso vi spiego come sto approcciando alla sessione di oggi, quindi come, cosa sto utilizzando come innesco e come pastura. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, qui davanti sulle prime due canne sto utilizzando inneschi piccoli e sto pescando in mondetta. Quindi sto utilizzando le Essential Cell di casa Mainline. Utilizzo queste boilies perché sono piccole, perché sono del 12 mm, sono gialle, che all'interno di questo lago il giallo e il viola sono sempre stati due colori molto attrattivi, quindi appunto perché sono gialle, perché sono bilanciate, perché entrano veloci in pastura e sono piccole, sono del 12 mm. Quindi questa è l'esca che sto utilizzando in entrambe le canne. Poi, come vi dicevo, sto pescando in mombetta, quindi non sto usando del pellet scratting normale, sto utilizzando lo Spodmix PVA di, sempre di casa Mainline. Questo perché ovviamente non è un pellet normale, è un pellet trattato. In più io l'ho travasato in una delle vecchie vaschette, e adesso magari a video non si vede, ragazzi, però è tutto oleato, perché prima di metterlo nei sacchettini l'ho lavorato con dell'olio al salmone e il mio immancabile, lo al pineapple. Quindi il pellet è stato bagnato prima con appunto l'olio, il go, perché così poi una volta che io faccio il sacchettino, una volta in acqua dovrebbe creare veramente una bella nuvola attrattiva. Quindi ecco questo, sacchettini molto piccoli. Alla fine viene fuori veramente una mombetta piccola, ma viene fuori una cosa enorme, perché appunto il periodo non è un periodo dove si va a caricare molto, ma basta poco, tutto bello concentrato lì, perché le carpe, essendo un po' più apatiche, ovviamente non gradiscono molta pastura. Parlo per quello che riguarda il lago, questo lago oggi. Quindi sacchettini piccoli, boilie piccole, stecchettino, tutto molto concentrato, piccolo, proprio sullo spot. E basta, ragazzi, quindi questo è quello che sto utilizzando. E nell'altra canna, ragazzi, invece, come vi dicevo, sto utilizzando il nostro mix, l'ho tagliato per renderlo più piccolo, e attorno ci ho pasturato con delle link che le ho fregate a Max, quindi sto utilizzando quelle lì. Ma quella è una canna a sé che so già che non parte, però se parte, diciamo che è una prova che sto facendo, e so che non è proprio adatta, ripeto, per il periodo, per il lago, però sto provando. Quindi diciamo che sto puntando su queste due canne qui, e l'altra, se parte, è un jolly che mi farebbe solo che piacere. Detto questo, ragazzi, vado avanti con la sessione. Allora, ragazzi, si è un po' calmata, adesso ho rinfrescato tutto un'altra volta, ho rifatto tutte le bombette, l'altra canna è ancora muta, quindi, ma come ripeto, lì non ci conto, e basta. Adesso vediamo se riesco a fare un altro pesce, però ragazzi, credetemi, sono già più che appagato così, perché in questo periodo dell'anno, qui alle Giarrette,
in una neanche giornata, cioè aver fatto due pesci, veramente mi ritengo molto fortunato. Quindi niente, adesso vediamo un attimo come gira la giornata nella parte del pomeriggio. Una cosa, ragazzi, che vi consiglio, parlando ovviamente delle giarrette, postazioni come questa dove ci sono dei pontili, come la zattera, come la pontile lì in fondo, sono tutte postazioni dove è bene non sostare qui sopra. Un conto è quando si va a dormire, ma diciamo durante l'arco della giornata evitare di camminarci molto sopra, perché comunque le vibrazioni tendono a propagarsi un po' nell'acqua e il pesce ne risente, cosa che abbiamo già visto qui parecchie volte. Quindi ecco un piccolo consiglio che abbiamo visto anche noi: cercate di stare nella parte dove c'è la terra e non dove c'è il pontile. Adesso sto aspettando che arrivi Dennis e basta, ragazzi, vediamo se riesco a fare un'altra cattura. Un po' di calma adesso, vediamo se nella seconda parte della giornata qualcosa si muove. Intanto due pesci li ho fatti, quindi sono più che soddisfatto. E adesso qui c'è un'altra persona che credo voglia darvi gli auguri del buon 2024. Buongiorno ragazzi, auguroni a tutti quanti. Sempre al lavoro, sempre al lavoro. E io vado a rompere le scatole, sempre, ragazzi. Sempre al lavoro, avanti e indietro, ma avanti sempre. Allora ragazzi, Dennis sarà il protagonista di uno dei video che andrò a fare ovviamente in compagnia. Non vi diciamo adesso dove andiamo, cosa facciamo, però sappiate che un video lo farò assieme a lui. Quindi prossimamente, sempre su YouTube, avrete degli aggiornamenti. Eh sì, bisogna. Cercheremo di fare una bella sessione, ragazzi, con tutto il suo sapere, con tutta la mignoranza. Quindi andremo a effettuare questa sessione. Proviamo. E vediamo di fare un bel risultato. Dai. Sì, dai, per forza. Comunque, Dennis, due calpe le ho fatte. Basta, vado a casa. Sei quello che ha preso di più oggi. Ecco, quindi ragazzi... Basta, vado a casa, anche perché sono già fuori l'orario che facciamo di pesca di solito. Quindi puoi già andare a casa, veramente. Una giornata così, gennaio. Quindi ragazzi, detto questo, speriamo di riuscire a fare un'altra carpa, dai, almeno prima di andare via. Si sa mai. E che dire, le giarrette, sono sempre le giarrette. Allora ragazzi, aggiornamento. Ho cambiato innesco e metodo di pesca. No, allora, è stato qui Dennis e abbiamo un po' parlato. Effettivamente erano troppe ore che la carne era ferma, non si muoveva nulla, quindi mi ha un po' convinto a cambiare strategia. Più che altro perché è da un po' che non suonano anche le altre due canne, quindi ho aumentato le possibilità, insomma, di fare un'altra cattura. Di conseguenza ho portato anche la terza canna uguale alle altre due, quindi ho messo sempre l'innesco piccolo essential cell e poi ho fatto il sacchettino con il pellet che avete visto prima, quindi ho portato tutte e tre le canne alla stessa soluzione. Adesso vediamo se nelle ultime ore che starò qui se effettivamente fa la differenza, però anche in questo caso, se dovesse partire questa canna qui, è chiaro il fatto che qui dentro, in questo periodo dell'anno, per sessioni veloci, quindi faccio tutta una serie di premesse, conviene usare questo metodo di pesca. Quindi innesco piccolo, visibile, leggero, quindi pop-up bilanciato, un buon stick mix, magari un po' preparato, non proprio sempliciotto così, ma un po' condito, e tutto in bombetta, retina PVA, insomma, poi come preferite. E basta, ragazzi, quindi adesso vediamo, ancora qualche ora prima di andare via, e vediamo se questa cosa mi porterà un risultato. Ragazzi, è partita proprio su questa.
quindi ragazzi cambio innesco, cambio tattica, carpa in canna, quindi a questo punto conferma che in questo periodo dell'anno, ragazzi, pescare così può rendere di più. Carpetta piccolina, però mi paga. Allora ragazzi, con questa carpa vi chiudo il video, ovviamente, che c'è anche Dennis. Siamo qua. Eccola qua, un'altra specchiotta. Questa è fresca, Dennis. Fresca, sì. Fresca in entrambi i sensi, ragazzi. Nel senso che è sia fredda che è proprio... Sono i pesci dell'ultimo rilascio effettuato poco tempo fa. Quindi, ragazzi, questa carpa è la prova che cambiare ogni tanto, ascoltare, forse fa bene. Ripeto, questo pesce con la tattica che stavo... approcciando stamattina non l'avrei preso sicuramente. Ho cambiato sotto consiglio di Dennis, ho fatto la bombetta, quindi ho portato la terza canna come le due, e i risultati, seppur non enormi, ragazzi, ci sono. Ma l'importante nel catfishing è divertirsi. Io oggi, ragazzi, mi sono divertito, soprattutto in questo periodo qua. Anche un piccolo pesce ti dà belle soddisfazioni. Bene, Dennis, grazie. Grazie a te, sì. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, dove ovviamente sarò ancora da solo o in compagnia, non si sa. Da Climax è tutto, e un salutone da Max. Ciao ragazzi!